Eccolo là. Eccolo là. Oh, non mi porterai mica rancore. No, io t'ammazzo. E grazie a Mambo. Ah, ecco, ecco. Muoviti. Ok. Salve a tutti ragazzi, siamo con un altro video di Fortnite con Fai Centro in Centro. E oggi dobbiamo, come vi avevo promesso, o come avevo comunque detto nel precedente video, nella parte 1, diciamo così, quando abbiamo sbloccato queste due ricompense, quindi completato queste due prime sfide, queste prime due sfide, faremo la terza e la quarta sfida. Quindi le due sfide che si sono sbloccate dopo le 4 ore che mancavano, che vale a dire alle 11. La terza sfida consiste nel trovare John C. nascosto dietro a una recinzione, e fra un po' vi farò vedere, per avere come ricompensa uno spray non comune, Ali, e poi dobbiamo raccogliere un pallone da basket, una moneta e una scarpa in una partita singola. Ad ogni modo mi trovo nella modalità creativa, così da potervi far vedere questa cosa in modo più tranquillo, senza che ci devono stare le altre persone a rompere le scatole. Dobbiamo stare prima sulla destra. Ok, stiamo raccogliendo anche le monete, ma vabbè. Per il momento sulla destra. Qua mi sbaglio sempre, ma vabbè. No, cavolo, era di là. Vabbè, i direi. Rigeneriamoci. Ok, questi sono i due pullman dove abbiamo fatto la sfida precedente, quindi quella di ballare dove stanno questi due pullman. Vabbè, basta ballare però, eh. Niente, va avanti ballando. Ora ci dobbiamo tenere sulla sinistra per bloccarci qui a questa staccionata. Dobbiamo andare avanti e qui dobbiamo aprire questo cancello dove si troverà esattamente lui. E dove starà appunto la scarpa allo stesso tempo, manco lo sapevo. Ma vabbè, abbiamo guadagnato due cose nella stessa partita. Ora, visto che abbiamo preso una moneta e la scarpa che stava, ma ci manca solo il pallone. Ah, ce n'era uno lì, cavolo. Lì esattamente. Mentre invece ce n'è un altro più semplice. Preso. Ok, questo è un altro che secondo me è il più semplice. Qua ce n'è un altro. Comunque ce ne sono un bel po', almeno dispersi fra la mappa, sì. Quello è un altro. Ah, qua c'è un'altra scarpa che però per me non serve, ma vabbè. Sto facendo vedere un po'. Comunque se ne trovano in giro, basta stare con gli occhi aperti. Là ce n'era un altro di John, sì, o come cavolo si chiama. Ah, qua ce n'era un altro. Insomma, vi sto facendo vedere tutti i palloni, ma chi se ne. Per non finirla così, vorrei fare giusto una partita insieme agli altri. Cercherò di fare meglio delle altre volte, cioè meglio della scorsa volta. Ok. Grazie mille, gentilissimo. Ah, cavolo. Aiuto. Cavolo volete. Comunque non lo so, io è che cerco di andare veloce, ma alla fin fine lo scopo non è quello, bensì quello di prendere le monete. Stare lontano dai giocatori avversari aiuta, perché così almeno non ti danno fastidio. La cosa più importante è quella di riuscire a prendere più monete possibili, così da poter arrivare in prima posizione. Peccato che così non è. Sono in quarta posizione, no.
Mamma mia, quanto è complicato. No! Non è riuscito ad andare fino lì. Ah, porca miseria. No! Madonna, mannaggia i muri. Vai, vai qua, magari qua riusciamo a recuperare qualcosa. Ah. No, non ce la farò mai. Eccola là, ce la faranno i nostri eroi? Ma, non lo so. No, 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 no. No, hai rotto però, eh! Madonna, che mi ha fatto andare qui! Se ti muove, essi, l'anima tua! Sì, esattamente qui voleva andare! Mannaggia, ma serio! Ma mi stai facendo rovinare tutto il lavoro che avevo fatto fino a mo', eh? Grazie! Tutta fatica! Mocca la miseria! Raga, siamo partiti così tanto bene, ma è possibile che il mio personaggio deve fare proprio così? Eccolo là. Eccolo là. Oh, non mi porterai mica rancore. No, io ti ammazzo. Favore sali. Sì, acci la dadish. E acci la dadish. Mocca la manse. Oh, niente. Quando dici che non si muove, non si muove. Notte. E io con chi sto parlando? Madò, stiamo andando tutto bene. Tutto bene. Lui mi deve rovinare tutto. Grazie a Mambo. Ah, pure quarto. Pure. Cioè, non stavo in terza posizione. Ho già prima era una partita buttata nel cesso, se proprio vogliamo dirla tutta. Poi non è questione che io gioco col joystick, invece ci sono quelli che giocano con la tastiera. E va meglio. No, non cambia niente. In questa modalità non cambia niente. Per chi gioca con una cosa, per chi gioca con un'altra. L'unico problema è che se il personaggio è deficiente... Non è colpa mia. Rovinata una partita che stava andando, stava filando tutto bene fra la terza e la seconda posizione. Poi vabbè, mi hanno messo la quarta posizione, che non è normale. Proprio a dish, tu non arriverai nemmeno in terza posizione. Il massimo che puoi fare è in quarta. Mi sembra giusto. Poi il problema è pure questo, che non è che si può dire ma vai lento così prendi più monete, riesci meglio. No, perché se vai troppo lento ci sono delle monete che non riesci a raggiungere. Quindi devi per forza andare veloce. Un minimo di velocità ce la devi avere. A me intanto si stanno sciacquando i capelli. Giusto, fra tante persone, fra tanti fichi secchi, proprio a me. Vai, vai, entra qui, sì. Sono in seconda posizione, sono... Grazie, grazie! L'anima tua e di tua sorella, se posso dirlo. Madonna santa, fatelo curare questo personaggio, per favore. Perché me ne sta facendo di tutti i colori. Va dove non voglio che vada, ma dove... dovrebbe andare non ci va. Chiamalo fesso. Se prima stavamo sul podio, adesso per niente proprio. Cammina, cammina. Come on. Sì, Dambrond. Acci la dadish. All'anima di tua sorella se cammini. Non andrà. Non l'avessi detto. Non l'avessi detto. Pam, 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 pam. Se arriviamo primi sarà una gioia per gli occhi, ma non credo. Mina camana dado. Mannaggia la masseria canon di nud data a parto scia a spot. Dai, 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 dai. Dai. Voilà. Vai qui. Oh no. Forse sarebbe stato molto meglio non andarci. Mannaggia, non ne sto prendendo manco uno. Vattene a cacare. Quante probabilità c'erano che quello doveva colpire proprio me? Non te ne va da fa che spazzarmi via. Oh, vatta shit a mar. Fai prima, figlio mio. Ma niente, ha rotto le scatole proprio questo. Comba. Niente. Tu non c'hai altro da fare a parte rompere le scatole a me? A quanto pare sì. Buenas. Buenas, che cosa ho detto?
impossibile arrivare ai primi. Cioè, arrivi primo per l'anima di non so chi. Giustamente c'è chi. Il palo! Il palo! Quando. Poi ditemi se non ho ragione. Quando dico che tutti i pali. Chiami. Prova a non beccare nessun palo, è diventata sta sfida. Non è diventare primi riuscendo a prendere più monete possibili. No, per me la sfida è prova a non beccare niente. Io al 100% riesco a beccare tutto. Ma che ve lo dico a fa? O a un altro mi deve rompere le scatole. Già io sto veramente, mi sto arrabbiando per sti pali, che se non ne becco uno ogni chilometro, ogni metro, non siamo contenti. Va. È diventato pinball a un certo punto sto gioco. A me, per me. Sicuramente non per le altre persone. Mi raccomando, rompimi le scatole e io ti rompo la testa. Se magari camminassi andrebbe tutto bene. E se magari salissi, se non ti buggassi, magari sarebbe tutta un'altra questione. Grazie mille. Peccato che siamo in ottava posizione. Peggio di prima. Almeno prima eravamo ridotti a quarta posizione, terza posizione. Ma manco che Ed. Peccato c'è qualcuno che deve per forza rompere le scatole. Ma sapete com'è? Si parla di me? Ma sì. Rompiamo le scatole solo a me. Sono in quarta posizione. Ormai io il numero 4 me lo sognerò la notte. Seconda posizione. Non sono riuscito a fare più di così. Vabbè, ma sapete com'è. Ah. Comunque, io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se questo è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Grazie e buonanotte. Abbiamo guadagnato questo bello skateboard.